Sei domande ai cittadini per provare ad arrivare ad una giustizia più giusta. Sono i quesiti referendari promossi dal Partito Radicale e dalla Lega, per i quali è partita la raccolta delle firme. In Abruzzo, da questa sera alle 20.30, scatterà un'intensa 3 giorni con banchetti a Pescara e a seguire a Francavilla al Mare ed Alba Adriatica. Le firme andranno depositate entro il 30 settembre presso l'ufficio competente della Cassazione, che le vaglierà. Dato l'ok, la Corte Costituzionale esaminerà la legittimità dei quesiti. Quindi partirà l'iter per la convocazione alle urne. Così il segretario nazionale del Partito Radicale, Maurizio Turco. Noi già 500.000 firme le abbiamo, le stiamo certificando e stiamo continuando a raccoglierle, perché è importante ed è indispensabile avere quel quorum minimo, ma noi puntiamo a molto di più, perché riteniamo che più firme vuol dire più forza non solo a questi 6 quesiti, ma alla riforma della giustizia in questo paese. Una domanda forse scontata: perché un referendum su alcuni punti della giustizia quando il governo sta lavorando ad una riforma strutturale? Guardi, non è una domanda scontata, perché è stata un'accusa che ci è stata fatta nel momento in cui abbiamo promosso insieme alla Lega questi referendum, e l'accusa era quella di voler minare il governo Draghi-Cartabia. Intanto questi 6 quesiti referendari non sono di interesse del governo, il governo si sta occupando di altro, però abbiamo avuto anche qualcosa di diverso, nel senso che nel momento in cui la ministra Cartabia ha presentato la sua riforma, che sia noi che la Lega abbiamo sostenuto, abbiamo avuto proprio coloro che ci accusavano di voler indebolire il governo, cioè il Movimento 5 Stelle ha incominciato a indebolire il governo. Quindi era un'accusa preventiva, hanno messo le mani avanti per non cadere dietro. C'è da dire che il merito della riforma Cartabia è quella di aver invertito una tendenza, la tendenza a buona fede, che non teneva conto del diritto, della giustizia, della Carta Costituzionale. Quindi il richiamo dell'ex Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, di tornare alla Costituzione è un richiamo fondamentale in questo Paese. Dei 6 quesiti referendari, qual è quello che vi sta più a cuore? Beh, quello che sta più a cuore ai cittadini, la responsabilità civile dei magistrati, che già nel 1987 avevano votato all'80%. È accaduto che in pochi mesi il Parlamento ha tradito il voto popolare e in pochi anni la magistratura ha cambiato il quadro della politica nazionale. Bisogna prevenire tutto questo. I magistrati sono dei dipendenti pubblici che devono rispettare la legge e farla rispettare, punto. Noi abbiamo adesso magistrati che vorrebbero dettare legge. Si candidano, si presentano alle elezioni, saranno eletti e andranno in Parlamento. Però diversamente non si può accettare, perché questo mette in pericolo la democrazia di un paese.